Caffè di Sottoporta, quarto appuntamento con il vostro Raffaele Russomando in conduzione, ma anche e soprattutto con sono sempre molto contento di fare quattro chiacchiere calcistiche in compagnia del buon Luca Cirillo di areanapoli.it. Ciao Luca. Ciao Raffaele, sempre gentile, il piacere è tutto mio. Lo sai bene che effettivamente il piacere è reciproco, ecco, da questo punto di vista, ma è anche, possiamo dire, un piacere elevato all'ennesima potenza, visto diciamo anche la doppietta di Lorenzo Insigne di questo sabato. La prima domanda che ti pongo, diciamo, è la stessa che ho posto anche agli amici ascoltatori, è questa: a prescindere chiaramente dalla doppietta, che sicuramente farà morale in tal senso, ma secondo te è un giocatore che merita il rinnovo, merita la fiducia diciamo conquistata, ecco, nel tempo, più che da questa stagione? Sì, io credo che Lorenzo Insigne debba necessariamente ascoltare soltanto il suo talento, perché quello è indiscutibile, è una certezza, e da lì deve ripartire mentalmente sempre. Poi ci sono le dinamiche contrattuali, le dinamiche professionali che lo hanno un po' distratto dall'inizio di questa stagione e che sinceramente è evidente, lo hanno limitato non poco nelle sue prestazioni. Credo che sì, merita la fiducia, però non deve assolutamente pensare né lui né i suoi procuratori di essere un top player tale da meritare certe cifre. Lo potrà diventare a 25 anni quasi, 24 per l'esattezza, il prossimo anno 25, credo che sia un giocatore che stia per entrare in una fase cruciale della sua carriera, quindi deve pensare innanzitutto a cristallizzare il suo immenso talento, perché dal mio punto di vista tecnicamente è un giocatore raro, però è chiaro che deve dare continuità alle sue performance e quindi deve prima dimostrare di poter valere certe cifre e poi bussare giustamente alla porta di De Laurentiis. Io credo che in questo momento deve necessariamente investire quel trend che sicuramente a Udine ha visto, almeno nella ripresa, segni di miglioramento, però sinceramente il primo tempo mi lascia ancora un po' perplesso. Beh, certo, sì. Esultare sì per la doppietta di Lorenzo, che ha prodotto poi i famosi tre punti, però dobbiamo essere comunque lucidi nel dire che la prestazione, vedere una prestazione a 360 gradi, non è all'altezza della situazione, non è ancora all'altezza di Lorenzo Insigne, quindi felici sì, esultare sì, però alta la guardia, perché Lorenzo Insigne che conosciamo non è quello che abbiamo visto nel primo tempo di Udine. Beh, certo, assolutamente, io sono d'accordo con te, per arrivare a quelle cifre bisogna, diciamo, mangiarne di pane duro, ecco, diciamo, almeno così si suol dire. Poi per quanto riguarda le sue prestazioni, è chiaro che ci si aspetta ben altro, ma soprattutto anche dai suoi compagni, che effettivamente nel primo tempo hanno giochicchiato e anche abbastanza male, tanto è vero che insomma di tiri a porta del Napoli nella prima frazione non me ne ricordo. Poi c'è stata la svolta nella seconda parte, anzi colgo appunto l'occasione per fare un giochettino, ecco, tu c'hai dall'A alla Z, poi sulla tua pagina Facebook fai questo giochino molto sfizioso, ecco, diciamo, con alcuni punti focali, ecco, io te ne aggiungo un terzo: chi butteresti giù dalla torre di Udinese Napoli? Beh, no, diciamo, scegliendone gioco forza, magari un 3 e un 3, ecco, facciamo così, dai. Devo decidere tre assolutamente della parte, ma solo tra i calciatori del Napoli o in generale? Ma prettamente dei giocatori del Napoli, però se vogliamo fare anche dell'Udinese, nessun problema. Dico la verità, non mi è piaciuto moltissimo l'approccio difensivo di Gulam, non mi è piaciuto moltissimo la scelta di Sarri di insistere ancora una volta su Mertens sacrificato in quella posizione centrale. Il talento di Mertens al pari di Insigne è indiscutibile, sicuramente in questo periodo in cui bisogna fare a meno di una prima punta di ruolo qualcuno lo devi pur sacrificare, però sinceramente immaginare un Mertens statico bloccato tra due colossi difensivi di qualunque squadra sinceramente è un po' limitante, sprecato. Quindi dalla torre butterei Gulam, come ti dicevo, per gli aspetti difensivi, la scelta di chiedere a Mertens di agire solo ed esclusivamente per vie centrali, perché anche se dovesse agire da prima punta non è detto che deve necessariamente stazionare lì
dell'area, ma può svariare proprio per non dare punti di riferimento, esatto, agli avversari, per, esatto, fare sì, nel senso pieno del termine, quel famoso falso 9 di cui tanto si abusa, ma di cui pochi parlano da un punto di vista strettamente tecnico. E poi, se proprio la vogliamo dire tutta, la prestazione di Hamsik è stata positiva dal punto di vista del bilancio complessivo tattico, perché ha garantito equilibrio, però qualcosina in più dei famosi inserimenti poteva garantire. Quindi, se proprio dobbiamo cancellare qualcosa o comunque puntare il dito su qualcosa che non ci è piaciuto, direi appunto queste tre cosucce qui. Però, ripeto, sono sfumature, perché alla fine stava a vincere, e al di là dell'estetica del gioco è stato importante che il Napoli, soprattutto considerando che poi l'Atalanta ha vinto, la Lazio continua a fare grossi risultati, ed è importante non allontanarsi troppo dalla zona Champions. Anzi, l'importante, ecco, proprio forse paradossalmente la vittoria dell'Atalanta ha accorciato davvero tutto, e la Roma, che sembra a distanza siderale, invece non è così, perché effettivamente noi siamo ancora lì piantati al sesto posto, correggimi se sbaglio, caro Luca, però la Roma e il Milan, che sono secondi, sono solo a 2 punti. Sì, sì, assolutamente, è una lotta per la Champions aperta. Sarri, dopo la partita con l'Udinese, ha ancora una volta ribadito, anche abbastanza stizzito, che la Juventus fa un campionato a sé, evidente, oggettivo. A prescindere da un gioco che non è per niente spettacolare, la Juventus dimostra ancora una volta, ma dal sodo, quindi riesce sempre a vincere, a rimborsi, nonostante un'interlaiatura tecnico-tattica non del tutto gradevole, però ha una forza fisica troppo devastante rispetto agli avversari, e poi una cifra tecnica assolutamente superiore, certo, che sopperisce anche ad eventuali carenze di gioco. Quindi da questo punto di vista credo che sia necessario fare delle valutazioni oggettive, e Sarri le fa continuamente, quindi bisogna aspettare necessariamente l'ulteriore fuga della Juventus per tacitare una volta per tutti quelli che ancora sognano qualcosa di impossibile. Però ti ripeto, la Juventus non è lontanissima rispetto alle altre, poi ci sono gli impegni Champions, quindi se Callejon ed Hamsik in separata sede dichiarano che ci credono ancora nel sogno scudetto, io sinceramente un pensierino lo farei, ma se non altro perché quando punti la luna sicuramente puoi andare un po' più sotto della luna, ecco. Se punti a quello che c'è sotto la luna vai a finire necessariamente sulla terra, quindi sì, sulla terra ma con un pensierino ai sogni. Quindi io sinceramente credo che l'obiettivo del Napoli quest'anno sia necessariamente quello di ritrovare un onorevole piazzamento Champions. Poi, sono d'accordo, se dovesse arrivare un calciatore in grado di farci sognare, che va a colmare quella voragine tattica e tecnica lì davanti, allora il discorso si potrebbe tranquillamente riaprire. Io ti faccio una provocazione. Vai, sono qui per questo. Se avessimo oggi Higuain in attacco, io credo che non ce ne sarebbe per nessuno in Italia, e non dico in Europa, ma sicuramente per puntare a un quarto di Champions, se non addirittura una semifinale. Quindi io credo che sia tutto nelle mani di De Laurentiis garantire a Sarri quel famoso punteruolo che serve per fare i famosi foni nelle ambizioni dei tifosi, perché secondo me manca proprio solo ed esclusivamente quello, e non facciamo l'errore di addossare tutte le responsabilità su Milik, che deve rimanere sereno, deve recuperare con tutto il tempo necessario che serve da clinico e atletico, e io continuo a ribadirlo, quest'anno avevamo davvero la chance di poter costruire più dell'anno scorso qualcosa di buono. Purtroppo non abbiamo ancora la struttura economica per poter pensare di fare un mercato come è stato fatto, come quello di quest'anno, conservando i guai. Purtroppo esattamente il discorso della coperta corta. Certo, poi d'altronde, ecco, mi è parso di capire se sei d'accordo, ecco, diciamo, con le dichiarazioni di Sarri nel post gara, ecco, dice che lui ha maggiori sensazioni positive, sembra un paradosso effettivamente, maggiori sensazioni positive a partire da quest'anno rispetto all'anno scorso. Io non so quanto ci sia di vero in tale dichiarazione, no, però io, prendiamola per buona, dai. Credo che lui abbia assolutamente ragione. Ragionando per sensazioni, è chiaro. Sì, però mi fa un pochino arrabbiare quando dice che si sorprende per le
dei giornalisti che hanno previsto la presenza di Albiol in campo. Da un lato ha ragione, perché è vero come è vero. Beh, conoscendo Sarri è così anche, diciamo. Sì, però il recupero clinico è una cosa, il recupero fisico per la disponibilità tecnica a giocare è un altro. Però a questo punto mi verrebbe da dire, caro Sarri, pretendi dalla società di avere un rapporto migliore con gli organi di stampa, una comunicazione diversa, e così evitiamo di meravigliarci tutti, perché se la stampa viene esclusa da Castelvolturno sistematicamente, se la stampa non ha la possibilità di interloquire con l'allenatore del Napoli, allora è normale che debba fare delle previsioni, e non certo. Le previsioni sono esatte, quindi cerchiamo di avere un rapporto di collaborazione più ampia per evitare di commettere tutti degli errori, perché poi ci potremmo chiedere anche noi come mai Rog non giochi, perché lui non parla sistematicamente prima delle partite, e quindi la smetteremo di stupirci per tante cose. Quindi io credo che in questo momento serva necessariamente serenità e chiarezza. C'è una schiarita da questo punto di vista tra lo stesso Sarri e De Laurentiis, quindi cerchiamo di evitare polemiche, perché poi alla fine la Napoli è di qualità e di quantità. Iniguez è leggermente inferiore ad Albiol, ma comunque garantisce una resa importante. Di Avarà abbiamo visto che è un calciatore che sa imporsi nonostante la giovane età, 19 anni. Io ti dico qualcosina in più. Sì. Credo che la paura di Sarri nel non rischiare Rog è quello di creare un nuovo caso Giorgini, perché a quel punto se Rog dovesse esplodere, chi togli? Sono 6 per 3 punti. Sinceramente, rispetto al passato, dove c'era un'abbondanza, dove c'era una carenza di organico, quest'anno abbiamo l'esatto opposto, abbiamo il problema opposto, cioè ci sono troppi interpreti per 3 posti. E secondo me già Giorginio sta scalpitando per riavere il posto titolare che l'anno scorso ha meritato. Quindi credo che Rog possa essere da un lato paradossale pericolo, perché dovesse esplodere pure lui, a quel punto tra Allan, Hamsik, Zielinski, lo stesso Giorginio, Diawara, e sarà difficile poi tenere qualcuno fuori. Eh beh, questo è il duro mestiere dell'allenatore del Napoli, o meglio dell'allenatore che ha diverse alternative, diverse frecce al proprio arco. Luca, ecco, dicevi rosa ampia, ma paradossalmente, ecco, già con la Dinamo Kiev invece lì in attacco siamo contati, ecco, considerando rosa ampia tra difesa e centrocampo. Esattamente, tre carenze importanti. Il vice Reinacchi non esiste, no. il vice Gulam, che fondamentalmente non esiste, perché Strinic non ha mai avuto quella fiducia necessaria. Aggiungerei anche il vice Maggio, Yusai, che Maggio insomma non so quante volte lo possiamo considerare. Maggio comunque un calciatore di grande spessore, importante nello spogliatoio, ha una grandissima esperienza internazionale, perché lo ricordiamo, sempre stato un nazionale prima di dare l'addio alla selezione italica, certo. Quindi garanzie ne dà, perché comunque ha dimostrato di poter garantire quella continuità anche fisica, pur non essendo eccesso dal punto di vista strettamente difensivo, no. E tecnico nella conclusione dell'azione tipicamente offensivo. Però rispetto a Strinic sicuramente ha maggiore considerazione da parte di Sarri, quindi a destra diciamo anche gioco forza, a sinistra no, a sinistra Strinic non gioca nemmeno su Gulam, poi bisogna chiedersi anche il perché della non scelta di Strinic. Io veramente una domanda me la sono fare un po' come Marzullo, fatti una domanda e datti una risposta. Io credo che sia un giocatore, non so, non da Napoli, non lo so, però poi dall'altro lato dici, ma questo viene convocato pure con la Croazia, quindi dov'è la verità? La verità è che Strinic secondo me è un giocatore con caratteristiche accademiche, scolastiche, non è il calciatore. Convini con me. Sì, non è il calciatore che garantisce, è un buon giocatore normale, che non garantisce però in dispiegamento offensivo quella capacità di offendere in maniera costante nella catena di sinistra con Hamsik ed Insigne. Quindi rispetto a Gulam
tiene meglio la posizione in difesa, però uno dei punti di forza del Napoli è sicuramente quando spinge a sinistra con Gulam, sicuramente, e con Insigne che si sovrappongono e con Amsic che va a cucire il gioco. E quindi quando Strinic è in campo hai sicuramente una migliore solidità difensiva, però non hai quella capacità di offendere, soprattutto in questo momento in cui manca l'attaccante. Forse sicuramente è meglio avere un Gulam in campo, però a questo punto viene da sé sottolineare che poi mi vai a svilire la presenza in organico di Strinic. Quindi anche in questo caso, nelle considerazioni dell'allenatore, ci sta questa alternanza che rischia di produrre dei vuoti. Quindi secondo me i ruoli scoperti sono proprio il vice Gulam, il vice Reina e poi l'attacco. Altrimenti il Napoli, sono convinto, quest'anno avrebbe tranquillamente lottato per lo scudetto. Poi non dimentichiamo che Koulibaly non c'è una sola partita che non salta, e anche questo è un aspetto sul quale riflettere tanto. Certo, in previsione, diciamo, di gennaio, ecco, quando Koulibaly mancherà, e Tonelli e lo stesso Maximovic, lo stesso Kivikes, non avranno in quel momento sicuramente la tenuta atletica in relazione al ritmo gara per poter essere subito protagonisti. Quindi sinceramente anche da questo punto di vista Sarri qualcosina mi lascia sul versante della perplessità, perché secondo me qualche chance in più a Maximovic anche nelle partite di livello, diciamo, non con un livello di difficoltà non certamente importante, avrebbero potuto avere. E la conferma arriva dal fatto che comunque Tonelli, da un punto di vista clinico, è sicuramente recuperato, tant'è vero che è stato chiamato per lo stage della nazionale di Quindi mi aspetto che da qui a qualche partita, prima di Natale, sia Tonelli che Rocco, che sono gli unici due insieme a Sepe e a Rafael, avranno un po' di minuti per far capire che Sarri può stare, i tifosi in particolare potranno, certo, contare anche sul loro apporto. Assolutamente, però più che proiettarci a gennaio, ecco, stavamo dicendo, Napoli-Dinamo-Kiev comunque uno spartiacque, sì, anche chiaramente per il calciomercato di gennaio, perché può, ecco, diciamo, entrare liquidità importante, ecco, diciamo, nelle casse prettamente di Aurelio De Laurentiis. Diciamo, banalmente è un match quasi da 6 punti questo qui, e poi fra l'altro il Napoli saprà anche in anticipo cosa faranno Besiktas e Benfica. Sì, purtroppo comunque vada, anche con una vittoria non saremmo sicuri del passaggio, no, del no, turno. No, è chiaro. Qualcuno ha addirittura ipotizzato un biscotto tra Benfica e Besiktas. Io sinceramente non ci credo, non ci voglio credere. Fatico anch'io. Però come dicevi tu giustamente, è una gara da 6 punti, perché poi 3 per il campo e 3, come dicevi giustamente tu, sono fondamentali per capire poi la liquidità del Napoli, la certezza di avere liquidità per poi operare a gennaio. Quindi bisogna concentrarsi assolutamente su questa gara e vincere a tutti i costi, perché poi con la qualificazione eventualmente in tasca e con la tranquillità di poi di andare a giocare sul campo del Benfica al Daluz, che è uno stadio lo conosciamo bene, purtroppo, però questo è un altro Napoli rispetto al 2011. Certo, io credo che daremmo poi la serenità anche economica a De Laurentiis per poter investire su un paio di attaccanti forti, dico due, perché secondo me Gabbiadini deve necessariamente andare a svernare altrove, perché sono d'accordo, lo merita, è un calciatore di grande qualità, ma che deve ritrovarsi in un'altra piazza in grado di assecondare le sue caratteristiche tecnico-tattiche. Certo. Quindi credo che sia fondamentale vincere con la Dinamo Kiev, soprattutto per un discorso prospettico, al di là poi dell'oggettività e della necessità di mettere altri 3 punti in cascina per il passaggio del turno. Credo che ci siano assolutamente varianti rispetto alla partita di Udine. Secondo me Sarri ha provato, ha fatto la prova del 9, la prova generale, proprio in previsione della partita di Champions. Non vedo la possibilità, al di là di Albiol che potrebbe rientrare, non vedo grosse rivoluzioni. Neanche io. La partita di Udine. Forse qualche cambio, ma non di più, ecco, diciamo. Sì, facendo una proiezione, credo che Yusai, Albiol, Koulibaly e Gulam ci saranno. Reina, naturalmente, tre pari. Beh, chiaro. Probabilmente, per non svilire
stabile, anche il suo ruolo ritroveremo Jorginho a centrocampo con Allan e Damsico Zielinski, e poi in attacco credo che non ci siano assolutamente dubbi, credo che giocheranno ancora una volta Insigne, Mertens e Callejon. Bene, quindi Gabbiadini comunque almeno diciamo ha recuperato, almeno sembra così, ecco, da quanto... Potrebbe entrare nella ripresa negli ultimi 20 minuti, mezz'ora, dovesse essere bloccato il risultato, però io credo che a questo punto il Napoli sia collaudato anche sul non collaudo offensivo. Paradosso dei paradossi. Diciamo. Paradosso dei paradossi, però evidentemente in questo momento abbiamo più certezze così. D'altronde è questo che bisognerà fare fino appunto al fatidico mercato di gennaio, dove magari ecco, diciamo, non ci sarà uno stravolgimento totale della squadra, ma almeno ecco, diciamo, mettere un punto, o meglio anzi una punta, diciamo, all'organico del Napoli sarebbe decisamente importante. Luca, grazie di cuore come sempre e conto di riaverti anche lunedì prossimo. Ma grazie a voi, vi auguro una buona giornata e speriamo che il Napoli ci dia soddisfazione nei prossimi tre impegni, che sono tutti e tre a San Paolo, speriamo di avere crocevia in casa. Crocevia in casa ormai. Sì, giocheremo tre partite in casa tra Sassuolo, Inter e Dinamo Kiev e spero che ci siano almeno 40x3, 120.000 tifosi a sorreggere gli azzurri, soprattutto col Sassuolo. 7 euro le curve e 12 euro i distinti, credo che sia un'occasione per rivedere il pubblico nelle grandi occasioni. Me lo aspetto anch'io e condivido pienamente, e aggiungo che tutto sommato anche i prezzi con la Dinamo Kiev sicuramente non sono quelli col Sassuolo, e dovrei dire gioco forze, deve essere così. 35.000 me li aspetto. Anch'io. Facciamo 35, 45 col Sassuolo e 40.000 con l'Inter, così. Ma forse anche un 50 con l'Inter ci può stare, nonostante magari là il prezzo chiaramente sarà diverso da entrambe le sfide. Luca, grazie di cuore. Un abbraccio, buona giornata.